Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì 19 aprile e sto leggendo tutti i vostri commenti e veramente non so che dire, sono proprio commossa perché ho letto veramente quello che mi state scrivendo, mi fa commuovere. Io vi ringrazio tutti quanti e non so che dirvi, vi ringrazio tanto perché queste parole mi incoraggiano, insomma, e capisco che quello che sto facendo lo sto facendo bene, ecco, quindi per me è una bella soddisfazione perché uno magari, ecco, non pensa mai di essere, cioè mi sottovaluto magari, invece, ecco, grazie a voi mi sto rivalutando, insomma, ecco, diciamo così. E quindi vi ringrazio tutti. E proprio grazie, grazie, grazie a tutti. Un forte abbraccio perché proprio sono contentissima. Grazie a tutti ancora. Ed ecco che Giuseppe insieme a Marco hanno deciso di dare una pulita al gazebo in modo tale che noi adesso con queste belle giornate pranzeremo e ceneremo fuori. Quindi Giuseppe con la pulitrice ha dato una bella botta sia sopra che all'interno della copertura e poi ha passato bene le mattonelle a terra perché c'era tutta quella sabbia e la terra di tutto l'inverno. È finita la caramella! Non ce l'ho più la caramella, l'avete mangiata? Guardate un po' che sta a fa Marco lì. Ed eccoci a sabato mattina con l'impasto della pizza, perché questa sera pizza! Ed ecco che i ragazzi stanno verniciando il gazebo perché adesso è anni che ce l'abbiamo, quindi ogni tot va riverniciato e abbiamo preso anche le cannucce per coprirlo. Ieri, come avete visto, è stato lavato tutto il telone, tutto il dentro, tutto quanto, e adesso Giuseppe e Marco lo stanno pitturando. Ecco, guardate, questa colonna è già fatta, vedete? È questo colore ferro antico. Invece ora vi faccio vedere com'era prima, eh? Il sole, giustamente, eccolo qua. Prima era questo colore qui, vabbè, adesso è molto sbiadito. Ecco. Invece tutto il ringhierino è zincato. Questo lo lasciamo così zincato, perché se no Maurizio ha detto che se lo verniciamo questo poi si spella ed è brutto. Invece lo lasciamo così. Bello, vero, questa colonna così? Marco dice di sì, approva. Bello. Così poi il tavolo lo pulirò bene e prenderò una tovaglia di quelle plastificate. Vabbè, una pulita di sedie, tutto, insomma. E oggi è così il tempo, però più tardi dice che piove, eh? Più tardi piove. Bene, a dopo! Ed ecco che qui Marco e Giuseppe stavano verniciando il gazebo, quindi Giuseppe stava facendo le colonne e infatti qui mi chiama, mi dice guarda un po' com'è venuto, infatti questa qui era la prima mano che ha dato e devo dire che insomma ha coperto abbastanza bene. E invece Marco stava facendo tutta la parte interna, la parte sopra. Ed ecco poi Grigi, lui sta pulendo il pavimento, ci vuole aiutare, vero? Grigi, pulisci il pavimento? Ecco, vedete, questo è un modo alternativo per pulire, vero? Vero Grigi? È vero che vuoi pulire il pavimento? Bravo. Vuoi dipingere anche tu? Vuoi pitturare?
e ora qui stava verniciando Claudio, perché devo dire che questi punti erano un po' rognosetti da verniciare, e quindi ha dato il cambio a Marco e stava proseguendo un po' lui. E questo è il tempo. Sono quasi le 15:30. Tutto nero, sta piovendo bene. Vabbè. Però dovrebbe essere questione di un'ora e mezza. E c'è pure un vento freddo. Comunque qui al gazebo abbiamo sospeso perché dovevamo fare la seconda mano e niente, quindi sospeso perché piove, sennò ci lava via tutto. Però già è più carino così. E invece Maurizio ha acceso il fuoco, perché anche se piove mangeremo le pizze. Ah, che bello! Poi con questo freddo stare qui davanti è proprio piacevole. Quasi quasi poi me ne sto qua. Vabbè, dai, a dopo, io proseguo. Ed ecco la prima pizza che se la mangerà Marco. Farà da cavia. Sarà vera. Boh. Che erano i fermenti lattici. Chi lo sa? Ed ecco il nostro pizzaiolo di fiducia. Guardate che maestria. Guardate che eleganza con questa pizza. Questa pizza questa volta è la pizza alla romana, bassa, molto fina, vedete quanto è fina? Sarà, ma a me piace quella tipo napoletana, con i bordi alti. Però mio marito, per cambiare, dice facciamo questa romana. Facciamo la romana. Eccola pure. Ed ecco la mia pizza, come poteva essere? Ovviamente al pistacchio. Allora Valentina, dacci una recensione. Com'era questa pizza alla romana? Molto buona. Molto buona? Quindi tu che dici, è più buona quella alla romana o quella più alta napoletana? Napoletana ovviamente. Napoletana è più buona? Concordo anch'io, dai. Concordo anch'io. Ma anche questa non era male. Ma sì. Ma dai, è buona pure questa. E vai. E allora mangiamo! Ed ecco quest'altra pizza. Siamo riusciti a prendere il basilico, perché fuori diluvia. Ed ecco i miei tre filoni di pane. Allora, uno alle noci, perché diciamo è il nostro preferito. Questo l'ho voluto fare con il pesto di pistacchio. Eccolo, vedete? Si vede qui. Col pesto di pistacchio. Mentre quest'altro è semplice. Eccoli qua. Ed ecco il pane che ho sfornato. Allora, questo è semplice, questo è con le noci e questo con il pistacchio. Questo è il pane con le noci, bello, eh? È venuto proprio bello, poi morbidissimo. E ora apriamo questo, che sono curiosa anch'io, al pistacchio. Aspettate, qui si è aperto un po' il pane, è uscito un po' fuori. Prendiamo questo, benvenuto. Vabbè, pistacchio ce n'è poco, però è bello morbido. Ed è pure molto profumato. Bello. Domani per colazione pane e marmellata. Ed ecco che ora vado a mettere una lavatrice, quindi faccio gli asciugamani, perché avrò due lavatrici solo di asciugamani, e vado appunto a mettere il detersivo in polvere, poi il Lenor e l'Ace Gentile, questo qui. Allora, cominciamo e mettiamo il detersivo in polvere. 60. E poi il programma che faccio è sempre lo stesso: cotone,
oppure utilizzo questo per gli scuri, a volte questo un'ora, questo Igenic, vabbè, lo utilizzo di rado. Non è che, ecco. Questa lavatrice ha l'unico difetto che se io la carico tanto, cioè metto parecchi panni, perché poi gli asciugamani quando sono bagnati, è vero che questo è 10 kg, ma quando sono bagnati pesano, quindi spesso se la faccio proprio piena, non dico proprio piena perché io non la riempio mai tantissimo, ma se metto un po' più di roba mi si blocca, ogni volta è uno strazio. L'altro giorno sono stata 3 ore, quindi devo purtroppo mettere meno roba, però va bene, oggi è domenica e risparmiamo corrente. Via, si parte! Eccola. Ok. Ora mettiamo l'ammorbidente. E l'acido gentile. Partita. 1 ora e 40. Ed ecco che una volta che si era asciugata la vernice, perché Giuseppe ha dato la seconda mano sui quattro pali, tutti gli uomini di casa si sono messi a mettere le cannucce tutte intorno. E abbiamo deciso di mettere queste cannucce perché così fa un po' di ombra, però passa aria. Comunque, meno male che si è calmato il vento, perché quando loro avevano iniziato a verniciare c'era un forte vento. Fortunatamente si è calmato e hanno potuto lavorare un pochino meglio. E qui l'avevano finito di mettere e lo stavano fermando dalla parte interna. Comunque mi piace molto, fa un bell'effetto. E mentre Giuseppe lavorava, Claudio e Marco si erano messi a giocare a pallone, approfittavano tra un lavoro e un altro. Ed ecco che mentre loro facevano fuori il gazebo, io mi sono messa a stirare. E quindi niente, io cerco sempre di stirare bene la roba che ci mettiamo per uscire fuori, mentre quella per casa, sia il vestiario, sia le tovaglie, le lenzuola, gli do giusto una botta per non lasciarle stroficciate. Cerco sempre di stirare tutti i giorni in modo che non mi si accumulano troppi panni, così almeno so che giornalmente faccio quella mezz'ora, ecco, al massimo 40 minuti e basta, ecco, così posso fare le altre cose. E qui era una cosa un po' curiosa che non avevo mai visto, quindi avevano tirato le mattonelle, siccome che erano rialzate,
e quindi Giuseppe e Maurizio hanno tirato sulle mattonelle. Ecco, infatti Maurizio mi sta facendo vedere queste radici enormi che stavano sotto le mattonelle e ce le rialzavano, e quindi hanno fatto anche questo lavoro di togliere tutte le radici. Ma una cosa, io c'ero rimasta proprio stupita dicendo: mamma mia, ma è possibile tutte queste radici sotto le mattonelle? Ed è così, infatti è la pianta di magnolia che le radici camminano abbastanza superficiali. Ed ecco che qui Giuseppe aveva trovato un'altra radice, bella grande. Infatti io ero proprio stupita, perché veramente non immaginavo mai così grandi queste radici. E mentre Giuseppe e Maurizio stavano finendo di mettere le mattonelle, Marco, con la santa pazienza, si era messo a tagliare tutta l'erba intorno casa. E ha fatto anche un bel lavoro, perché ormai tutte le settimane va tagliata. E siccome che volevamo pranzare subito fuori, Marco ha preso il tavolino e ha iniziato subito a insaponarlo e lavarlo, in modo tale da poter pranzare fuori. Ed ecco il nostro orticello, qui c'è la salvia. Poi abbiamo due vasi con il basilico e qui vi faccio vedere appunto questa zucchina, e ci sono anche le piccole zucchine. Quanto sono tenere! Quest'anno abbiamo deciso di fare l'orto nei vasi e nelle cassette. Ed ecco che qui ci sono pomodori ciliegino, pomodori datterino, poi abbiamo le melanzane e sono tutte cresciute. Infatti è bello vederle crescere giorno per giorno. E poi abbiamo anche le rose, che ci piacciono veramente tanto, sono proprio bellissime. Ed ecco qui il gazebo finito. Abbiamo preso questa tovaglia plastificata e poi qui pensavamo di metterci appunto una luce, in modo tale che illumina tutta la zona, insomma tutto qui il tavolo. Quindi metteremo una lucetta qui. Ecco, però carino. Adesso sono quasi le 20, però non mangiamo qui perché adesso fa freschetto, c'è pure un po' di venticello, quindi no. Però molto molto carino. A questo punto, appunto che sono le 20, io vi saluto. Vi ringrazio, è stato un bel fine settimana, sono contenta che abbiamo fatto il gazebo, cioè preparato il gazebo, così i prossimi giorni ci metteremo lì. E niente, io vi ringrazio come sempre per la compagnia, un bacio a tutti e ci vediamo presto, ciao!